Io invece mi chiamo Massimiliano. Ho passato i 50, avevo perso il lavoro, ma adesso mi hanno appena assunto da Amazon. Oddio, proprio assunto? No, tre mesi rinnovabili. Però, figo, dai. Così posso conoscere dal di dentro il lavoro del futuro, il mondo del futuro, tutti i segreti di cosa succede quando tu ordini un pacco sul web. Questa realtà nuova, lo spirito del terzo millennio, che a starci davvero lì in Amazon è tutto magico ed eccitante, quasi come se fosse sempre il primo giorno. It is always day one. Sì, ma nel senso che di dentro non ci capisci mai niente, e sei sempre precario, sei sempre in bilico e non sai nemmeno perché. Eccitante però lo è. Pure Ulisse mi sa che deve essersi eccitato quando ha rischiato le penne con Polifemo, pure Dante quando è andato all'inferno. Però Dante ci aveva Virgilio a fargli compagnia. Io no, io sono da solo, a meno che mi accompagnate voi. Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Come Don Chisciotti incontra. Presento subito il nostro ospite di oggi, Massimiliano Cacciotti. Ciao Massimiliano. Ciao Massimo, ciao a tutti. Allora Massimo, Massimiliano, come abbiamo visto anche nel trailer, tu sei l'autore del documentario Amazoniade, prodotto da da.critico.info. Hai lavorato all'interno di un magazzino precisamente quello di Passo Corese, un magazzino Amazon in provincia di Rieti, durante il periodo di lockdown e hai regalato, diciamo, a tutti noi poi successivamente questa testimonianza di come si vive dentro Amazon, come si lavora dentro Amazon. E il tuo documentario fa parte di un progetto più ampio di inchiesta eh, su appunto Amazon sulla famosa multinazionale dell'e-commerce che praticamente è destinata a essere il futuro del, del mercato mondiale, è già il futuro del mercato mondiale. Allora ti faccio subito la prima domanda, come è nata questa inchiesta da parte di Punto Critico e ehm, cosa si prevede per il futuro? Facendo vedere anche il, il sito. Allora, eh, diciamo è nata con due binari paralleli, eh, da una parte Marco Veruzzo che è l'animatore, diciamo il creatore di Punto Critico, ha ricevuto qualche tempo fa eh, delle segnalazioni da parte dei lavoratori di Amazon che hanno fatto ascoltare anche delle reali chat che eh, di lavoro eh, nelle quali si evidenziavano alcune criticità alcune problematiche relative ad amazon contemporaneamente io eh, stavo realizzando questo questo racconto più che un documentario io lo chiamerei un racconto anche se ovviamente è un racconto in cui eh, fatti e personaggi non sono assolutamente casuali come a volte invece si dice eh, e si scrive alla fine del film, eh, dalla, dalla chat uh, reale eh, che eh, il punto critico ha ricevuto è nato un lavoro sia di inchiesta sia di eh, produzione creativa. Eh, è stato messo in piedi un podcast e una, uno spettacolo teatrale che si chiama Amazoniani, dove si inscenava si eh, facciamo vedere le eh, dinamiche effettive, perché appunto prendendo spunto dai reali messaggi, eh, le, le reali conversazioni di questa chat di lavoratori di Amazon e contemporaneamente invece veniva fatto un, uh, un lavoro di mappatura, che si chiama Mappi Amazon, dello sviluppo di Amazon all'interno del territorio italiano, uno sviluppo che poi eh, di questo magari... Parleremo meglio dopo. Sembra quasi lo sviluppo, l'avanzata di un esercito attraverso il territorio per poterlo occupare. E, e, come dicevo, contemporaneamente, io invece stavo realizzando quella sorta di racconto autobiografico che descrive l'anno in cui io ho vissuto, lavorato all'interno dei magazzini Passo Corese, in cui racconto le emozioni, racconto le realtà che uno va a incontrare all'interno di quei luoghi e racconto, secondo me, anche una dinamica lavorativa e sociale, che è la dinamica lavorativa e sociale... Che ci aspetta anche al di fuori di Amazon, non solo eh, all'interno di, di eh, quel luogo di lavoro, ma un po' nella, nella società nel suo complesso. Amazon in qualche modo prefigura quello che sarà la, la nostra società nei prossimi decenni. Sì, sì, e questa cosa sei riuscita anche a trasmetterla molto bene, diciamo. All'interno del racconto Amazoniade, un racconto che è diviso in 20 capitoli di circa 4-5 minuti, ognuno con la tua voce accompagnata dai disegni, dalle illustrazioni di Emanuele Giacopetti. Ecco, mm. tu parlavi di ehm, Amazon che avanza come un esercito per occupare il territorio in Italia, ma sappiamo anche in varie parti del mondo. E però anche all'interno del documentario c'è una similitudine tra l'esercito e stesso i lavoratori di Amazon che ci racconta molto bene Barbero. Allora vediamo il video e poi lo commentiamo. Prego Giuro, il contenuto 2. Ragionare il meno possibile. Sembra un paradosso perché noi oggi siamo abituati all'idea che fare la guerra richiede intelligenza, flessibilità, iniziativa. Far la guerra al tempo di Napoleone queste cose le richiedeva soltanto a chi comandava. L'intero scopo degli eserciti era di costruire dei meccanismi che non ragionavano, ma procedevano meccanicamente secondo gli ordini. Poi ci si riusciva fino a un certo punto, naturalmente, ma l'intero scopo era quello. Immaginate, voi avete reclutato 200 contadini analfabeti. Per prima cosa li mettete in divisa. Diventano tutti uguali. In seconda cosa gli mettete in mano un moschetto. E gli insegnate a caricare e sparare il moschetto. Già questo richiede un certo tempo e non è che si possa spendere chissà quanto tempo e chissà quanti soldi per addestrare la truppa. Gli hai insegnato a caricare e sparare il moschetto, operazione complicata. Poi questi 200 li metti tutti in fila e gli insegni a sparare tutti insieme. Non gli insegni a mirare al bersaglio, sarebbe un'enorme perdita di tempo, per pretendere di insegnare a ognuno di loro di sparare individualmente. No, gli insegni a stare tutti in fila, a puntare quando l'ufficiale comanda puntate e a sparare quando l'ufficiale comanda fuoco. E poi via, tutti insieme, ricaricare e di nuovo sparare. Li vuoi muovere? Gli insegni a marciare tutti insieme. Per aiutarli a capire, gli... Abitui a riconoscere certi ordini semplicissimi, sempre quelli, standardizzati. Gli ufficiali in anticipo hanno imparato gli ordini che devono dare, sempre con le stesse parole, sempre quelli. Le trombe suonano gli ordini e si insegna a riconoscere quei tre o quattro motivetti diversi, ognuno dei quali comporta muoversi, fermarsi, carica. E gli uomini devono marciare, gli uomini vestiti tutti uguali, devono marciare tutti insieme allo stesso passo. Ci mettono qualche settimana per insegnare alle reclute qual è la destra e qual è la sinistra e che si marcia tutti allo stesso passo. A forza di bastonate gli si insegna. Naturalmente, prima di insegnargli a muoversi tutti allo stesso passo, gli esperti hanno condotto studi approfonditi. A che velocità è bene muoversi? È meglio che il battaglione schierato, quando viene l'ordine di andare avanti, faccia 77 o 78 passi al minuto. Ogni esercito ha la sua regola, gli esperti stabiliscono è meglio fare 77 passi al minuto e il congegno si muove. Ecco perché queste parole di Barbero possono essere perfettamente utilizzate per descrivere il mondo del lavoro amazzoniano. Eh, nel video poi, questo è chiaramente un, un piccolo estratto, nel video lo spiego, lo spiego credo abbastanza bene. Il, in realtà il mondo amazzoniano è organizzato esattamente come un esercito, non c'è l'atteggiamento militaresco nel senso di punizioni cattive, non c'è il, il sergente Hartman che ti chiama soldato pallarilardo, però per, per tutto quanto il resto... L'organizzazione assolutamente militare. Eh, ad esempio, Barbero. Prima eh, in questo estratto, diceva che si insegna ai soldati. Ovviamente, lui parlava dell'organizzazione degli eserciti napoleonici, ma eh, diceva che si insegna ai soldati a marciare tutti allo stesso passo. All'interno di Amazon eh, le dinamiche di lavoro prevedono che. Una persona anche se è troppo veloce eh, nel fare i pacchi, perché ovviamente il lavoro all'interno dei magazzini è quello di realizzare quei pacchi che poi vengono spediti e portati nelle case delle, delle persone. E, e, e c'è diciamo una media di pacchi. Eh, studiata esattamente come il numero di passi dell'esercito napoleonico di cui parlava Barbero. Un numero dei pacchi che deve essere fatto eh, al minuto e all'ora. Se qualcuno è più veloce, quindi teoricamente più bravo, viene fermato perché eh, la, la logica prevede che si vada tutti allo stesso ritmo, perché altrimenti questo poi crea degli, degli scompensi all'interno del meccanismo eh, lavorativo. Un altro elemento simile a quello degli eserciti è, è ehm, anche un un elemento che in questo estratto non, eh, Barbero non ne parla, ehm, però per esempio era un elemento molto presente eh, durante la prima guerra mondiale. Durante la prima guerra mondiale le persone che avevano, che avevano un ruolo di sottufficiali erano eh, le persone diplomate o laureate. E, spesso queste persone diplomate o laureate erano persone molto giovani, cioè, addirittura negli ultimi anni quando. Scarseggiavano, la... scarseggiavano i soldati, perché molti erano purtroppo morti o feriti o inabili, eh, si presero delle persone che stavano ancora finendo il liceo. Quindi a, a livello, chiamiamolo dirigenziale, all'interno degli eserciti, spesso ci sono persone più giovani della manovalanza. Questo è un altro meccanismo che in Amazon è assolutamente presente. Eh, le persone che hanno il ruolo mh, di lead e manager questi sono i nomi che vengono utilizzati all'interno di Amazon sono spesso persone che hanno 25-26 anni quando invece i lavoratori hanno sia la mia età sia 40-30-35 insomma sono spesso persone più esperte questo non è una, una cosa casuale per, mh, perché eh, scegliere delle persone più giovani ehm, non soltanto sono dei nativi digitali e quindi non eh, eh, organizzano il lavoro attraverso la eh, visione concreta di quello che sta eh, succedendo, ma semplicemente attraverso dei tablet che danno delle informazioni numeriche eh, eh, organizzate e strutturate attraverso un, eh, un algoritmo che controlla tutto quanto il meccanismo ma sono anche delle persone meno esperte e che quindi non si pongono dei, eh, non pongono dei filtri rispetto a quello che l'intelligenza artificiale l'algoritmo dice e che spesso non corrisponde alla realtà. Questa è un'altra cosa molto evidente all'interno di Amazon. L'algoritmo non prevede che una scatola possa rompersi, per dirne una un abbastanza banale che succede invece continuamente, o che lo scotch per... Di scatolare per chiudere i pacchi possa finire sono tutte cose non previste e, e diciamo il il sotto ufficiale chiamiamolo così il leader il manager eh, se ha 25 26 anni non si pone questo problema ovviamente una persona più esperta più adulta invece se lo vorrebbe e questo creerebbe eh, un meccanismo eh, chiamiamolo più umano che però è meno funzionale alle dinamiche di Amazon. Questo è un altro elemento che io poi ho riscontrato anche al di fuori di Amazon. Eh, facendo giornalista ho lavorato in numerose redazioni e vedo sempre più spesso che questo meccanismo viene riproposto anche all'interno di redazioni giornali, cioè un meccanismo in cui vengono messi ai, eh, ai ruoli di comando, chiamiamoli così, delle persone meno esperte di chi è invece sottoposto e questa è una dinamica molto interessante e molto inquietante secondo me eh, in cui Amazon sta aprendo la pista a un nuovo modello di società sì questo è sicuramente un aspetto molto interessante quello dei nativi digitali messi appunto in un grado più alto rispetto a persone adulte persone di 50 anni che che invece hanno ovviamente il grado più basso, o quello di impacchettare piuttosto che di. Okay. E tu pensi quindi che la tecnologia stia, diciamo, la tecnologia tende a disumanizzare i rapporti, ovviamente. Però pensi che sia più facile per i giovani disumanizzare il rapporto in quanto il contatto con la tecnologia è più forte, più. Ma oltre che non è tanto il contatto con la tecnologia più forte, c'è cioè anche questo sicuramente, ma non c'è un pregresso, cioè non c'è un'esperienza precedente di dinamiche eh, diverse. Un esempio che porto spesso rispetto alla, a, a, alle mh, problematiche che può portare lo sviluppo della tecnologia così dirompente che c'è stato soprattutto in questi ultimi 4-5 anni, anche se in realtà è un problema che ci portiamo avanti da 25-30 anni, però eh, in questi ultimi tempi è diventato molto più evidente e alla portata di tutti. Faccio un esempio, io quando ero ragazzo, ma fino a pochissimi anni fa, eh, se dovevo andare in un posto che non conoscevo, avevo delle cartine fisiche, avevo delle, eh, delle piantine in cui andavo a guardare le strade per raggiungere la meta. Che mi ero prefissato. Eh, questo semplice, questa semplice operazione che cosa mi portava a, a, ad acquisire? Intanto, una conoscenza, sebbene superficiale, ma comunque un minimo di conoscenza di quel territorio. Cioè, io non andavo semplicemente in un posto sconosciuto, ma facevo un po' mio quel posto sconosciuto perché dovevo elaborare. Un, un pensiero dovevo capire se devo girare a sinistra a destra, se dovevo andare avanti, se, quando è che dovevo eh, invece cambiare strada, eccetera. Adesso, attraverso i, i navigatori, quando si va in un posto che non si conosce, c'è il navigatore che ci dice gira a destra, gira a sinistra, ora vai avanti, ora vai dritto. Questo non ti porta ad acquisire nessuna conoscenza, non ti porta a fare tuo. Quel territorio sconosciuto, che resta per te sconosciuto. Quindi, ehm, la differenza secondo me, fra un nativo digitale e chi nativo digitale non è, è che chi nativo digitale non è ha acquisito in passato, attraverso anche queste piccolissime, banalissime esperienze, degli strumenti ehm, che fungono anche da anticorpi. Rispetto a certi meccanismi distorti che eh, lo sviluppo tecnologico può portare. Un 25enne, quest, anche un 25enne colto, intelligente, brillante, eh, questi anticorpi non ce l'ha. E quindi eh, se il navigatore di cui parlavo prima, a un certo punto gli dice di buttarsi dal dirupo, eh, molto probabilmente lo farà. Sì, sì, assolutamente. Io diciamo, avendo 29 anni sono proprio al limite della generazione, è al limite esatto. <ride> sono nato con l'analogico, ma nel giro ah, di ovviamente, anno... poi esistono come tutte le leggi esistono le eccezioni che No, no, ma le infatti le... però mi ritrovo molto perché... <ride> È vero, è vero, è vero è esattamente così. Eh, però riesco ad apprezzare anche questo, questo tipo, diciamo, di, di umorismo, quello di un, un nativo digitale che si butta dal dirupo perché il, così dice il, il GPS. Perché Sembra è un paradosso, così. un assurdo, però attenzione, perché poi mh, già no, sono vero, certe cose sta avvenendo, certo, certo. Ecco, ma eh, rimanendo sul tema tecnologia, tra algoritmi, algoritmi e automazione, quanto spazio c'è dentro un magazzino Amazon per le scelte, diciamo, umane da prendere come, come lavoratori? Guarda, eh, nella mia esperienza, che tra l'altro era in un periodo ulteriormente difficile perché era il periodo della pandemia, quindi c'erano anche delle eh, disumanizzazioni eh, aggiuntive dovute a quello. Eh, molto poco. Molto poco. Eh, diciamo gli unici spazi di umanità c'erano nel momento della, della pausa in cui si andava a prendere il caffè, in cui c'era a volte, ma non sempre, la possibilità di parlare con qualcuno. Perché all'interno dei magazzini Amazon la struttura del lavoro spesso prevede una separazione anche fisica eh, fra lavoratore e lavoratore, quindi non c'è un un contatto, non c'è uno scambio anche di esperienze, eh, cosa che invece anche nel lavoro meccanico della fabbrica fordista, diciamo quella classica, quella da tempi moderni di diciamo, Charlie Chaplin, per capirci che comunque era alienante. Ma eh, c'era la possibilità di parlare con il, con il collega con, e, e quindi scambiarsi delle esperienze e capire anche meglio come procedere col lavoro, perché il collega magari aveva avuto un'esperienza particolare aveva fatto tornando ad Amazon, ha fatto il pacco eh, in un certo modo che permetteva di risparmiare tempo o fatica. Ecco, nemmeno questo è possibile. Quindi mh, ciascuno è da solo nella postazione e mh, deve eh, impacchettare gli oggetti all'interno della, della scatola, tutto quanto viene stabilito da un computer, da, un, uh, da uno schermo che è davanti a te e che ti dice che devi utilizzare la scatola di tipo A o di tipo B e devi mettere quegli oggetti che sono collocati in quello spazio XY, ma al di là di questo rapporto con, con il computer non c'è un rapporto umano con le altre persone. C'è un elemento che io ho notato a Passo purese. ci sono altri magazzini Amazon che sono forse ancora più avanzati da un punto di vista tecnologico, cioè dove, dei magazzini in cui il 90% del, del lavoro è totalmente robotizzato. Anche a Passo ci sono dei robot che fanno una parte del lavoro ma eh, alcuni lavori, anche dei lavori molto meccanici che forse il robot potrebbe fare meglio, eh, sono ancora fatti da persone in carne ed ossa. Però questo aspetto non, non deve farci gioire, nel senso che, secondo me, c'è una motivazione molto politica rispetto a, a questo cioè in realtà amazon avrebbe già adesso la convenienza di automatizzare quasi completamente il lavoro di tutti i magazzini del mondo se non lo fa è per poter avere dei vantaggi sia economici sia in termini di nuove strutture permessi per costruire nuovi magazzini o attivare delle nuove realtà eh, Riuscendo eh, a interloquire con eh, i politici locali e mh, avendo come strumento di contrattazione la, la possibilità di dire: Noi impieghiamo mille, duemila, diecimila persone se costruiamo un nuovo magazzino Amazon in questa zona. Ovviamente se non avessero questo strumento, eh, il politico locale direbbe, beh, ma a noi che ce ne viene in cambio se voi costruite un magazzino e quindi magari ecco, impermeabilizzate il terreno eh, con tutte le conseguenze che abbiamo visto adesso in questi giorni, ad esempio in Emilia-Romagna. Ehm. Mentre invece eh, nel momento in cui Amazon può dire, no, eh, io ti impiego 3.000 persone, 3.000 tuoi concittadini. E quindi ti risolvo il problema del lavoro nel tuo territorio. Il, il sindaco, il presidente di regione, il ministro è ben contento di rilasciare tutti i permessi. Poi, in realtà, queste 1.000, 3.000, 10.000, 100.000 persone sono persone che vengono assunte per un periodo di tre mesi, sei mesi, i più fortunati un anno. Eh, a volte addirittura vengono sono di, di contatti che sono stati fatti per una settimana di lavoro, per carità. Poi è un lavoro che è pagato il giusto cioè, da quel punto di vista. Amazon, rispetto ad altre società, dà uno stipendio in qualche modo dignitoso. Eh, quello che non è dignitoso però è la modalità, la modalità di precarietà eh, totale. Mh, in realtà eh, aggirando le leggi che non lo permetterebbero, diciamo che l'80-85% dei lavoratori in ciascun magazzino è lavoratore precario e quelli assunti a tempo indeterminato sono pochissimi. Poi, a un certo punto, a scadenza dei vari contratti, si finge una, una diminuzione dei flussi che in realtà non c'è, eh, quindi non si rinnovano. I contratti con chi ha il contratto in scadenza e magari un giorno dopo, addirittura un giorno prima, si chiamano altre mille persone precarie a lavorare per altri tre mesi e si va avanti così con questo, con questo meccanismo. E questo meccanismo in cui eh, ripeto l'automatizzazione del lavoro è meno spinta di quella che potrebbe essere semplicemente per avere uno strumento di contrattazione o anche in qualche caso di ricatto e infatti tu poi nel documentario ovviamente oltre a mostrare tutto ciò e a spiegare ciò fai, fai notare come Amazon pubblicizzi i suoi dipendenti piuttosto sì. che i suoi prodotti proprio perché eh, questa immagine sì. che vuole dare verso l'esterno eh... ma sì, eh, questa, questa è una cosa no, un po' sorprendente perché io mh, mi chiedo e vi chiedo se esistono altre società che anziché eh, pubblicizzare il servizio, il prodotto che eh, producono, pubblicizzano i propri dipendenti. Non me ne vengono in mente altre, sinceramente. E, invece Amazon, se ricordate gli spot che andavano sulla RAI, su Mediaswat eh, fino a qualche tempo fa, eh, pubblicizza spesso i propri dipendenti e li pubblicizza attraverso una retorica molto... Eh, inclusiva, diciamo così, nel senso che, e, e, e questo devo dire che è anche una realtà effettiva all'interno dei magazzini: eh, non si fanno discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di età. All'interno del magazzino Amazon, uno trova veramente il tutto: cioè persone di 20 anni, persone. Di 50 persone di colore, eh, italiani, uomini, donne, e a ciascuno poi vengono dati tutti quanti i ruoli. Non è che eh, non so, agli uomini vengono dati i ruoli più faticosi fisicamente, alle donne, un ruolo invece magari più concettuale. No, assolutamente no, c'è una parità dei sessi eh, anche in quello. E però è una parità e qui eh, cito nuovamente il sergente hartman che avevo citato prima e che poi c'è cioè, anche in, un, uh, in uno degli episodi del, uh, del mio film e, uh, qui vince l'assoluta democrazia non conta un cazzo nessuno ecco questa è un po la logica che c'è all'interno di, di amazon e in realtà eh, come per, anche per le ragioni che dicevo prima il uh, il personale di Amazon è in parte un, il vero prodotto perché è, ha una funzione anche contrattuale, come dicevo prima, certo, e poi dà molto l'idea della fluidità anche poi della società attuale: il fatto che sono tutti intercambiabili e, e tutti sostituibili, esatto, e cioè in... non c'è assolutamente una specializzazione. Un'altra caratteristica all'interno di Amazon, ma questo ripeto, poi ovviamente fatte le dovute proporzioni. L'ho riscontrato anche in alcune le redazioni giornalistiche in cui ho lavorato ultimamente, cosa che prima non era: c'è un'intercambiabilità dei ruoli assoluta all'interno di Amazon. E, e questo lo dico anche nel film, spesso e volentieri ti cambiano postazioni di lavoro. 5, 6, 7, 8 volte nell'arco della stessa giornata, quindi tu non hai mai la possibilità di specializzarti in un certo ruolo, in un certo lavoro, di capirlo bene, di capirne bene le dinamiche, perché magari quel lavoro dura un quarto d'ora, venti minuti, un'ora e poi ti trovi a fare tutt'altro. Non hai la possibilità anche di personalizzare la tua postazione di lavoro. Faccio un esempio. Io sono mancino, per esempio, e spesso e volentieri mi trovavo a occupare, a venire assegnato a una postazione di lavoro all'improvviso e mi trovavo tutti quanti gli strumenti di lavoro a destra, con, con i ritmi forsennati che ci sono spesso all'interno di, di Amazon. Io perdevo un sacco di tempo. Nello spostare, che ne so, le, le, le forbici piuttosto che il taglierino, piuttosto che le altre cose che mi potevano essere utili da, da destra a sinistra, perché ovviamente essendo mancino, avevo difficoltà esatto. poi eh, di utilizzo, trovandomene. E, e questo veniva però interpretato dall'algoritmo come una mia scarsa prestazione eh, nel, nel lavoro, perché anche questa era una cosa che non veniva... Concepita dall'algoritmo, cioè non, non, non veniva concepito il tempo necessario magari per sistemare delle cose all'interno della postazione. No, nel momento in cui uno entra in postazione, secondo l'algoritmo, è prontissimo a lavorare. Quindi, se non ha in scatolato, non so, non ha fatto dieci pacchi in un minuto, vuol dire che non è un bravo lavoratore Anche qui però c'è un paradosso, e un po' un, una truffa dietro. Poi eh, infatti, proprio questo ti volevo chiedere perché abbiamo parlato della precarietà. D'altronde, abbiamo visto poi nel trailer che Jeff Bezos dice: È sempre il primo giorno tu è devi capire che non è tanto una questione di entusiasmo quanto di precarietà. E poi c'è questo fantasma che alleggia nel magazzino che è il fantasma del rate che non si sa se esiste o se non esiste per passare poi dal badge verde, che è quello dei precari, tra virgolette, al badge blu, che invece sarebbero coloro che hanno il contratto a tempo indeterminato. Ecco, come esatto. funziona questa cosa? Sì, allora c'è questo mito del badge blu, no? Il blue badge è un po' il sogno di tutti quelli che entrano lì all'interno di Amazon, ottenere questo blue badge, che vuol dire il contratto a tempo indeterminato, quindi restare lì eh, per sempre. E per ottenere questo blue badge viene messa in giro una voce, ovviamente non ufficiale, eh? non è che ci sono de delle tabelle ufficiali che ti dicono questo, però una voce insistente, eh, quella voce di popolo, voce di Dio che ti dice che se tu fai, anziché, non lo so, una cosa umana, diciamo 50 pacchi all'ora, eh, se ne fai 100 o 200... E ovviamente c'è il cosiddetto rate, cioè il punteggio. Ovviamente ogni pacco che uno realizza è monitorato, quindi l'unica cosa vera in, questo, in questa narrazione è il fatto che effettivamente all'interno di Amazon i dirigenti volendo possono sapere quanti pacchi tu hai realizzato. Però c'è questa idea che viene messa in giro che eh, andando con un ritmo maggiore il, uh, il badge da verde, da green badge uh, che uno ha quando entra lì dentro con un contratto a termine, diventa blu e quindi uh, la, la felicità sarà per il resto della vita. In realtà, quello che io ho notato subito e che ehm, spesso e volentieri anche per una questione di età eh, magari vicino a me c'erano delle persone più giovani e quindi anche più prestanti eh, che avevano dei ritmi decisamente superiori al mio fatto sta che mi sono accorto ben presto che dopo un po' queste persone che secondo me in base a questa voce che veniva messa in giro dovevano avere non il contratto a tempo indeterminato, ma diventare il braccio destro di Jeff Bezos e sparivano. Ma non sparivano perché, appunto, erano andati negli Stati Uniti a diventare il braccio destro di Jeff Bezos, ma sparivano perché non gli veniva rinnovato il contratto. E io, invece, eh, lavoratore di un, con i capelli bianchi, eh, continuavo a fare. Il, a svolgere il mio lavoro e a scadenza avevo dei contratti solitamente di tre mesi. E alla fine dei tre mesi mi veniva rinnovato un contratto per ulteriori tre mesi. E allora questa cosa mi ha un po' insospettita a un certo punto, essendo io un lavoratore un po' atipico che stavo lì anche per fare una sorta di analisi, che è poi quello che è diventato il mio film e il mio racconto. Beh, mi sono messo volutamente a rallentare il ritmo anziché accelerarlo. Eh, L'ho fatto a poco tempo dalla scadenza del mio contratto e il mio contratto è stato rinnovato. Questa è la prova evidente che il cosiddetto rate che ti permette di avere un rinnovo di contratto e il famoso blue badge è assolutamente una bufala, una fake news come si dice adesso e non è una, una realtà. Anzi, eh, mi è venuto anche il sospetto che eh, ci sia proprio la volontà precisa di non rinnovare i contratti di persone che ci tengono molto a farselo rinnovare, perché ovviamente una persona del genere poi ci tiene al lavoro e diventa, può diventare un problema, perché a quel punto può essere una persona che eh, rischia di mh, sindacalizzarsi in qualche modo e, e, e invece una persona che ci tiene poco. E, eh, soprattutto se è di categorie che possono essere poi portate anche, eh, ad esempio, in quella dinamica contrattuale con le amministrazioni pubbliche di cui mh, dicevo prima: abbiamo oltre a mille lavoratori, abbiamo impiegato anche 100 persone sopra i 50 anni. Quindi, è una cosa che può far fare bella figura l'Amazon: e beh, e in quel caso, magari funziona di più chi lavora di meno, certo, certo. Ecco, tu hai utilizzato appunto il termine sindacalizzarsi e la prossima domanda è proprio questa: perché le condizioni di lavoro che tu descrivi sia adesso in trasmissione che nel tuo racconto sono pessime. Ne, st ne stiamo parlando, e possiamo aggiungere cose che mi, mi sono rimaste molto impresse, come questo continuo rumore di sottofondo sì. o la mancanza di luce del sole perennemente, cioè comunque tutte tutti effetti. Beh, considerate, considerate che il magazzino è enorme, ehm, mi pare che eh, sia tipo 12 campi di calcio all'interno eh, di Passo Corese, ma un po' tutti quanti i magazzini Amazon, quindi la luce del sole uno non la vede mai, io in più poi vi facevo anche il turno di notte, ma anche se fai il turno di giorno la luce del sole la vedi soltanto nella mezz'ora di pausa. E, e quindi a questo punto la domanda è, eh, dove sono i sindacati e quali sono le tutele dei lavoratori di Amazon? Eh, allora, eh, il problema dei sindacati, eh, a parte che chiaramente il sindacato non è certo ben visto da no? una struttura come, come Amazon, ma ehm, il problema dei sindacati all'interno di Amazon è un problema strettamente connesso a questo fatto dei green badge e blue badge. Se come dicevo prima il lavoratore a tempo indeterminato ha, ehm, è il 15% più o meno dei lavoratori di un magazzino Amazon, eh, vuol dire che la possibilità di sindacalizzare qualcuno è ristretta a quel 15%, perché il restante 85% che ha questo mito, questo sogno... Di ottenere il, il blue badge ben difficilmente si scrive a un sindacato eh, perché spera di facendo eh, bene il suo lavoro, facendo 100.000 pacchi al, al minuto, spera di avere il contratto a tempo indeterminato, mentre invece se eh, cominciasse a richiedere i propri diritti sindacali verrebbe visto di cattivo occhio e, e il suo contratto non verrebbe rinnovato. Quindi c'è questa forte limitazione, tant'è che quando ci fu il, il famoso sciopero eh, di Amazon, il primo sciopero in Italia di tutti quanti i lavoratori Amazon, che è uno sciopero che ha ottenuto mediaticamente un grande successo, ne parlarono tutte quante le tv, ne parlarono tutti quanti i giornali. Ehm, in realtà però all'interno dei magazzini fece nemmeno Zolletico perché lo sciopero fu portato avanti dai lavoratori a tempo indeterminato, non dagli altri. E quindi in realtà anche un'adesione ampia dei lavoratori a tempo indeterminato significa un'adesione poi bassa in termini... Assoluti, cosa che è, è avvenuta purtroppo posso testimoniarlo all'interno dei, dei magazzini Amazon e del magazzino di passo Corese. C'è poi un altro elemento importante dal punto di vista sindacale: Mh, perché ehm, faccio un esempio che non è successo in Italia, ma è successo in Germania. Quando ci fu uno sciopero importante in Germania all'interno dei magazzini Amazon, ehm, la forza di Amazon che permette anche di depotenziare qualsiasi lotta sindacale è quella di essere una struttura internazionale organizzata come dicevamo prima, anche come un esercito. Allora, se l'esercito si trova davanti alle trincee del nemico e ha la possibilità di aggirarle eh, come fecero i tedeschi con la linea Maginot francese, lo fa. E questo ha fatto Amazon in quel caso, semplicemente quando ci fu quello sciopero tedesco spostò tutto quanto il lavoro in Polonia e, e quindi la lotta sindacale dei tedeschi fu depotenziata totalmente eh, perché il, il grosso del lavoro, anzi no, la totalità, in quel caso la totalità del lavoro fu spostata nei magazzini polacchi e poi dalla Polonia Arrivavano aerei e camion in Germania a portare regolarmente con le tempistiche normali tutti quanti i prodotti ai consumatori tedeschi. Tra l'altro, questo poi è un meccanismo che Amazon ha eh, visto che funzionava e quindi l'ha mantenuto. Il lavoro in Polonia costa molto di meno rispetto a quello che costa in Germania e quindi ancora adesso la gran parte dei prodotti che i consumatori tedeschi ordinano su Amazon, li ricevono dai magazzini polacchi. Io stesso ricordo di aver lavorato moltissime cose che poi dovevano partire per la Germania, quindi probabilmente una parte viene fatta anche qui in Italia o negli altri paesi europei dove la manodopera è a costo più basso. E tra l'altro però anche i polacchi poi che in qualche modo avevano avuto dei vantaggi da questo, da questo sistema sono stati poi in qualche modo tra virgolette fregati dalla guerra in Ucraina, nel senso che nel momento in cui scoppiava la guerra in Ucraina il Amazon ha pensato bene di fare il benefattore e quindi accogliere in Polonia i profughi ucraini e dargli un posto di lavoro all'interno dei propri magazzini così facendo ha ottenuto dei fondi pubblici e al tempo stesso ha impiegato dei lavoratori ucraini al posto dei lavoratori polacchi e lavoratori ucraini che hanno un costo inferiore e, e quindi ha fatto una bella figura, la figura del benefattore dell'umanità dei, dei profughi poverini che scappavano dall'Ucraina, ha impiegato questi lavoratori polacchi e quindi adesso se io a Berlino ordino, non so, un, un computer, questo computer verrà eh, lavorato e impacchettato in Polonia da lavoratori ucraini e con, eh, è pagato però eh, con il costo di un computer in Germania che costa sicuramente di più. Pensi che, che questa sia la vera forza di Amazon, cioè quella di, di, essere, di, di riuscire sempre a trovare il, il meccanismo giusto per, per, per fare profitto per se stessi, cioè per, per rinforzarsi? Questa è, è gran parte della, della forza di Amazon. Nel lavoro mappi Amazon, di cui parlavo prima. Eh, è ben evidenziato come Amazon abbia eh, cercato di occupare con le proprie strutture, i propri magazzini, i punti nodali di comunicazione. Eh, il lavoro lo abbiamo fatto sull'Italia, ma questo vale in tutto quanto il mondo. Eh, quindi questo significa che nel momento in cui viene bloccato, per esempio, un, un magazzino da uno sciopero o da qualsiasi problematica, ha la possibilità di attraverso una rete di interconnessioni di comunicazioni di spostare il lavoro da un'altra parte e quindi non subire nessun tipo di danno questa è sicuramente una, una grande forza che, che amazon l'altra grande forza secondo me è, è quella che dicevo prima cioè di un approccio mentale soprattutto delle nuove generazioni, ma non solo dalle nuove generazioni, cioè, l'altro vantaggio è sicuramente dovuto alla crisi mondiale: quindi la possibilità di impiegare eh, manodopera a, a, sempre a minor costo e una manodopera. Sempre più ampia perché il lavoro manca in tantissimi settori. Perché l'innovazione tecnologica sta facendo sparire interi eh, settori merceologici, quindi tantissime persone, anche della mia età, non, non hanno più un lavoro, e quindi è facile che poi eh, accettino anche le condizioni di lavoro che, che pone Amazon. Quindi ha questo vantaggio qui e l'altro vantaggio, quello che dicevo prima. Di una eh, di nuove generazioni che hanno minori anticorpi per poter mh, contrattare con Amazon condizioni migliori di lavoro, certo, certo. Massimo, eh, Massimiliano, siamo in chiusura. Voglio far vedere l'ultimo contenuto che è preso dal, dall'ultimo capitolo del tuo racconto e poi ti faccio l'ultima domanda, prego, Giulio. siamo rimasti molto contenti del tuo lavoro con amazon è finita così più o meno come previsto con una frase di circostanza oggi torno per l'ultima volta a Passo Corese ci vado solo per riconsegnare il mio green badge che poi non lo so mica il perché io debba riconsegnarlo è già stato disattivato e visto che c'è sopra la mia foto e il mio login non possono certo riciclarlo a qualcun altro Forse era il caso di lasciarmelo come souvenir, ma tant'è. Ne approfitterò per dare un ultimo sguardo al lab per la prima volta con gli occhi dell'ex. Poi tornerò finalmente nel mondo dei vivi, dell'aria, della luce. Tornerò a dormire col buio e a stare sveglio col sole. Tornerò nel mondo. È un mondo che è un po' cambiato da quando per la prima volta sono entrato lì. Non c'è più lockdown e non c'è il coprifuoco, quello che una volta in Amazon mi fece optare per il turno di notte. E seppure non avrò più il mio green badge, c'è pur sempre qualcosa che gli somiglia, qualcosa da mostrare a tutti e da beggiare in ogni istante. Una roba che persino nel nome pare proprio quasi identica. Mi farà sentire meno nostalgia. Anche di parlare qui fuori la gente pare che abbia sempre meno voglia. E poi è pieno di nerd, tutti appiccicati a un tablet o a un telefonino, anche se non hanno la pettorina flu. Certo, mi mancherà il VRU dei conveyor, ma non si può mica avere tutto, basta accontentarsi. Non potrò più entrare nel lab per paccare a manetta fino a spaccarmi la schiena, ma Amazon, per non farmi malinconire, ogni giorno che passa, sta venendo sempre più spesso a trovarmi anche qui fuori. E comunque, presto, ne sono certo, verrà a trovare anche tutti voi, proprio tutti, nessuno escluso. Massimiliano, se Amazon è il futuro della società oltre che del lavoro, che cosa possiamo fare, secondo te, eh, tu che l'hai vissuto da dentro, che cosa si può fare per impedire questa distopia? Eh, bella domanda e eh, magari adesso io ho una risposta <ride> efficace. Eh, io credo che eh, principalmente eh, anche il lavoro che fate, che fate voi... Che ho cercato in qualche modo di fare io con questo mio racconto, è uno degli anticorpi possibili. Il, um, questa distopia è, come dicevo prima, eh, secondo me ha la sua autostrada in alcuni mutamenti culturali che ci sono in atto nella, nella società, e quindi più si diffonde una cultura critica, un pensiero critico, eh, anche non legato. Eh, necessariamente ad Amazon o alle nuove tecnologie, ma semplicemente eh, la possibilità di, eh, facendo l'esempio che ho fatto all'inizio, di eh, leggere un territorio guardandolo e guardando delle mappe, non semplicemente perché qualche intelligenza artificiale ci dice dove ci dobbiamo muovere, come ci dobbiamo muovere, quello secondo me è fondamentale perché poi il resto è conseguenza e senza questa capacità di, di, di critica, di, di poter dire anche dei, mh, dei no a, a, rispetto ad alcune proposte allettanti che vengono fatte, se non c'è questa, questa capacità di pensiero, è ben difficile riuscire a frenare un meccanismo che ha dalla sua, eh, così come Amazon, una forza eh, straordinaria internazionale, una forza straordinaria economica, una forza straordinaria tecnologica. Io credo che eh, per frenare questa distopia eh, occorre invece eh, innanzitutto centrarsi sulla propria umanità e mh, avere la, la capacità di eh, mantenere ben saldi Cosa che, per esempio, gli anni di pandemia hanno fortemente impedito le relazioni umane, anche un, una sorta di solidarietà umana, che, che anche questo è un, un qualcosa che in, i meccanismi di Amazon rischiano di, di far saltare: meccanismi di Amazon intesi poi come meccanismi nella società futura, anzi già presente che, che ci si prospetta. Questo, secondo me, è l'unica possibilità. E, e capire che poi questo è un, un vantaggio anche a livello sociale, perché una delle cose che mi, mi spaventa di più di questi meccanismi è vedere che, a differenza di quello che succedeva solitamente con lo sviluppo tecnologico passato, mh, la stessa rivoluzione industriale, è vero che provocò delle, dei disastri ambientali, umani, sociali, pensiamo all'Inghilterra, del settecento allo sfruttamento che, che ci fu in quell'epoca degli operai anche bambini che facevano gli operai eh, però comunque la rivoluzione industriale portò un, uh, uno sviluppo di cose che poi erano utili per l'umanità ora quello che vedo in questo penso per esempio insomma la, 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 le automobili al di là di, di, di quelli che poi sono stati i disastri ambientali che hanno provo provocato però hanno permesso di spostarsi e conoscere vari eh, luoghi del mondo in maniera più eh, rapida ora queste nuove tecnologie mi chiedo quali siano i vantaggi sociali mh, che possano portare in, in prospettiva io vedo semplicemente una disumanizzazione della, della società e dell'individuo e vedo una, una riduzione di quella che è la, la capacità intellettuale e critica di ciascuno di noi. Eh, il vantaggio eh, spesso e volentieri mi sfugge: cioè avere il, il, un pacco con degli oggetti. Eh, in un giorno anziché eh, dover uscire e eh, andare a comprarlo non è questo grande vantaggio non è questo passo avanti dell'umanità come per esempio è stato non so l'invenzione della locomotiva mi sembra un qualcosa che mh, eh, tende a, a non mh, avere in prospettiva cosa che invece in passato mi sembra che ci sia sempre stato non avere in prospettiva un vero e proprio sviluppo sociale e culturale dell'umanità che in questo caso è, è anzi rischia di essere un'involuzione anche abbastanza eh, netta e problematica. Concordo totalmente, sposa appena queste parole, anzi gli ultimi dati sulla scuola ci dicono che da quando le classi hanno iniziato ad essere digitalizzate. I bambini apprendono molto di meno. quindi eh, No, aspettiamo di... lo sviluppo di, di Chat GPT, cioè Chat GPT certo. rischia di essere un qualcosa per cui è assolutamente inutile studiare, perché tanto basta dire a un'intelligenza un artificiale: eh, mm. Mi fai l'intervista su amazonia e fa tutto lui. <ride> Sì, sì, sì. perderemo la, la capacità di ragionare, di ricordare, affideremo completamente tutto quanto alla vita. C'è un rischio proprio di un, un salto culturale gigantesco di cui forse non, non si avverta ancora pieno le eh, criticità, che secondo me sono assolutamente molto più forti rispetto al fatto che. Da Amazon si fa un lavoro faticoso e disumanizzante. La disumanizzazione rischia di entrarci in casa con i pacchi di Amazon. Assolutamente. Massimiliano, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Ricordo ai nostri spettatori che possono vedere il racconto multimediale sia sul tuo canale YouTube che sul sito punto punto info che abbiamo mostrato prima. E, e niente, grazie mille. Sì, e invito anche chi sta a Firenze, ci sarà una proiezione pubblica al, il 2 giugno, all'interno di una manifestazione che si chiama Inchiostri Ribelli. Quindi, chi vuole venire eh, da quelle parti è benvenuto. Assolutamente. Arrivederci a tutti i nostri spettatori. Grazie, arrivederci.